Senseless compari e bentornati su Giochi di Giornata. Oggi con il vostro Archdart proviamo la R9280X. Questa custom di Sapphire è veramente una scheda interessante. È molto simile alla GTX 770 che abbiamo visto un po' di tempo fa, ma lei ha un gigabyte in più di VRAM e, come sappiamo, AMD, seppur ha da poco interrotto il supporto per i driver per questa serie di schede, è sempre stata più generosa con le sue schede vecchie nel ottimizzare i driver per i giochi. Farà la differenza questo? Andiamo subito a vederlo insieme nei benchmark. Questa scheda parlano molto chiaro. Quando anni fa ci veniva raccontata la favoletta del "no, non ti preoccupare, non ti serviranno mai più di 2 GB per giocare Full HD", beh, non stavamo pensando al 2021 e a una crisi dei semiconduttori. In buona sostanza, però, per questa cifra ci siamo portati a casa una scheda che, bene o male, è in grado di farci giocare un po' di tutto, seppur sacrificando qualsiasi tipo di settaggio e tante volte anche la risoluzione. Insomma, prendete questa scheda, giocate i giochi, ma fate finta di non avere alcun potere di settaggio, perché l'importante è che ci girino, ma fidatevi, ci girano. Con questo, ragazzi, è veramente tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se dovesse essere così, lasciate like, altrimenti dislike. Trovate sotto nei commenti i miei social, seguitemi su Facebook, Instagram, Telegram, iscrivetevi come ho già detto e non perdete nessuno dei video che usciranno qui sul canale ogni lunedì alle 13. E che dire, con questo è veramente tutto. Archdart chiude e alla prossima!